possiamo fare non molte cose come consiglieri comunali per tributare a delle persone, delle personalità, delle figure che riteniamo particolarmente di rilievo, ecco, per tributare il nostro grazie, il nostro riconoscimento. E una di quelle poche, forse piccole cose, non lo so, che possiamo fare è questa di attribuire la cittadinanza onoraria. Si dà la cittadinanza onoraria a quei cittadini, a quelle persone che si sono distinte nella loro vita per aver compiuto delle cose ritenute dalla comunità che conferisce la loro efficienza di particolare importanza, sia per la comunità stessa oppure, come nel caso della senatrice Segre, per aver incarnato, io credo, dei valori universali. Per essere con la sua vita ancora oggi una testimone vera, credibile, concreta, di quella che è stata la sua storia, la nostra storia, possiamo dire, la storia dell'Europa, solo del Novecento, e quindi è una testimone formidabile. Io, guardate, ho firmato convintamente questa mozione che è stata per la verità sottoposta anche a tutti noi dal consigliere Filisi, sia perché naturalmente riconosco alla senatrice Segre questa forza di essere appunto una testimone della storia, ma perché sentivo in quel momento, di quanto è la mozione del 9 di novembre, anche tutta l'urgenza di dover dare un segnale, perché è innegabile, non possiamo negare che questa mozione, come in tutto il resto d'Italia, guardate, sono state tantissime le città e comuni che si sono mobilitate in questo senso, è nata, è maturata in un contesto particolare. Liliana Segre è una testimone della storia, Liliana Segre però vive quotidianamente e quotidianamente fa attraverso proprio un'azione instancabile, un'operazione anche di risveglio, ecco, di tentativo almeno di risvegliare le nostre coscienze e di riportarle all'importanza e al riconoscimento di valori veri. E lei tenta con la sua vita, con la sua opera infaticabile nei confronti dei giovani, nelle scuole, fa conferenze veramente quotidiane da 90 in poi. Lei cerca proprio di ricordare a tutti che ciò che è accaduto, ciò che lei porta ancora sulla pelle, è un qualcosa che non possiamo dire non accadrà mai più. E con la sua vita, con la sua testimonianza, ci vuole ricordare ogni giorno questo. Teniamo alta la guardia perché alcuni pericoli sono insiti nella nostra storia, alcuni germi ogni tanto si inseriscono, contaminano la storia dell'uomo, possono portare, se non tenuti a bada, se non curati subito, possono portare delle conseguenze veramente nefaste. E quindi era novembre, e novembre che cosa è successo? Novembre succede che in Senato viene discusso, si deve votare una commissione proprio voluta fortemente dalla senatrice Segre, che ha proprio come obiettivo quello, una commissione proprio nata contro l'odio e voluta proprio dalla senatrice. Succede qualcosa in Senato perché la votazione passa con alcuni voti, con la dimissione di alcuni gruppi parlamentari, e succede anche quello che, come ha detto anche bene il consigliere Cacciotto, è un po' ciò che avviene nei nostri tempi. Liliana Segre diventa un bersaglio. Lei era, secondo me, anche consapevole. Lei era consapevole nel momento stesso in cui perché era una donna coraggiosa, una donna molto consapevole della sua forza, nel momento stesso in cui ha accettato di diventare in qualche modo senatrice a vita e di essere testimone anche dentro le istituzioni, anche dentro il nostro Parlamento, consapevole di poter diventare un bersaglio. 200 messaggi di odio al giorno sono stati rivolti a questa donna. 200 messaggi di odio, e questo non lo dico io, dice l'osservatorio che esiste, che è l'osservatorio proprio sulla
che monitora proprio i fenomeni legati soprattutto all'antisemitismo. 200 messaggi d'odio che hanno costretto poi, anzi raccomandato, io credo in maniera opportuna, allora prefetto, credo alla Morgese, l'attuale ministro degli interni, a dire che era necessario dare a Liliana Segre una scorta. Parliamo di una donna che è testimone vivente di una storia, ma che è testimone vivente anche dei tempi odierni, di ciò che viviamo adesso, dove chi lotta contro l'odio, dove chi si scaglia contro tutte le forme di discriminazione e intolleranza diventa avversario e deve girare con le sue. Ora capite che queste cose ce le dobbiamo dire, perché in questo contesto è maturata qui, è maturata in noi, è maturata in tutta Italia, devo dire, questa esigenza di far battere un colpo, di far sentire alla senatrice Segre che non è una